Bene ragazzi, rieccoci all'IFA oggi 5 settembre, siamo in casa Lenovo e abbiamo qui di fronte a noi il nuovo S5000, un tablet che monta Android e che ha un design davvero super slim. Vediamo subito alcune caratteristiche. Abbiamo uno schermo da 7 pollici, abbiamo qui il padiglione auricolare, quindi questo tablet ci permetterà anche di telefonare, abbiamo la fotocamera frontale, poi nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5, a sinistra abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume, nel lato inferiore abbiamo l'ingresso per la micro USB, nel lato sinistro è tutto pulito, nel lato invece posteriore abbiamo la fotocamera, che però Lenovo ancora ci identifica di quanti megapixel sia, più questa bellissima texture in metallo e la scritta Lenovo. Poi sicuramente ci sarà qualche modo per aprire il tablet, solo che ora non possiamo farlo visto che è bloccato, per appunto inserire la SIM all'interno. Abbiamo la possibilità poi di avere uno storage all'interno di 16 GB, il processore è un quad core, lo schermo è IPS e il peso non è dichiarato da Lenovo, ma è davvero un peso sicuramente inferiore a 300 grammi, perché è veramente leggerissimo, sembra quasi che non abbiamo in mano nulla. Direi allora di fare un piccolo tentativo per vedere se è possibile andare a collegarci a internet. Abbiamo questa e l'interfaccia, ecco, vediamo anche un po' l'interfaccia di Lenovo. Questa è l'interfaccia, quindi camera, vedi, per esempio possiamo andare in camera e qui naturalmente abbiamo le varie opzioni, ora non starei qui a dilungarmi. Abbiamo tutte le varie opzioni, andiamo in settings e vediamo se riusciamo a collegarci. Perfetto, facciamo la prova di andare su Android Blog. Dov'è Chrome? Eccolo. Facciamo quindi la prova in diretta anche di come funziona il tablet su internet. La tastiera è ottima, non ci sarà nessun tipo di problema ed è anche buono il fatto che sia di leggerissimo il tablet. Ecco che stiamo aprendo il blog, sicuramente ci metterà un po' di tempo, ma solo per il wifi, visto che sono molte persone che sono attaccate, non certo per il tablet, che invece ci sembra molto fluido, molto rapido. Vediamo se ce la fa ad aprire androidblog.it. Nel frattempo che magari carica, ci vediamo qualche altra feature. Per esempio abbiamo all'interno questo widget che è il proprietario di Lenovo, che ci dà la possibilità anche di mettere, settare il meteo e tutto, e questa è l'interfaccia principale. Le notifiche sono quelle classiche di Android, quindi il proprietario, carica, i settings, il volume, Bluetooth, GPS, modalità aereo, luminosità, time out dello schermo, audio, profilo e la rotazione automatica. Queste sono le opzioni. Vediamo se nel frattempo Chrome ha caricato. No, purtroppo ci bloccano la connessione. Vediamo un po' se va con senza Chrome, con il loro, forse sì. Proviamo allora con il browser di Android stock, vediamo un po' se riusciamo ad andare sul nostro sito per far vedere anche com'è il caricamento di Android. Niente, non possiamo andare su siti esterni praticamente, però possiamo vedere intanto come va sul sito Lenovo il tablet, e devo dire che comunque ci sembra abbastanza fluido sia nel scrolling sia nel pinch to zoom, e vediamo un po' il doppio tap, direi perfetto. Esatto, e andiamo appunto a vedere la versione di Android che è installata sul dispositivo. Andiamo in settings, torniamo dove eravamo prima, vediamo anche la battery, se ci dice qualcosa. No, non ci dice molto. Vediamo allora se magari ci dice qualcosa sullo storage. Lo spazio totale disponibile dei 16 e 12.87 GB, magari questo può essere importante per chi ha possibilità
di mettere tanta roba dentro. E volevo farvi tornare sullo storage perché vedo che c'è Mount USB storage, probabilmente quindi il tablet sarà anche USB host, visto che c'è questa opzione, però non mi sbilancerei più di tanto, visto che non è dichiarato attualmente ad oggi dal produttore. Quindi direi semplicemente di chiudere andando a vedere la versione di Android presente, che è la 4.2.2. Direi che questa preview, direi molto approfondita, del nuovo S5000, questo nuovo tablet di Lenovo da 7 pollici con Android 4.2, Jelly Bean e tutto. Ci vediamo nelle prossime recensioni, grazie ragazzi.